Per voi ci sono i precari della giustizia, l'emergenza giustizia è abbastanza sentita, anzi molto sentita in tutto il paese. Avete iniziato dalla geografia giudiziaria, ma c'è molto altro e molto di più. Sì, nella legge di stabilità credo si troveranno alcune risposte a un tema che ritengo quello assolutamente prioritario, cioè quello del personale amministrativo di cancelleria. Poi faremo anche degli sforzi, facciamo un confronto aperto con il sindacato per lavorare per un utilizzo di queste risorse umane che sono state nel corso di questi anni formate e che purtroppo mantengono ancora una condizione di estrema precarietà. Ecco, come pensate di utilizzare le risorse umane che qui si chiamano, qui altrove, precari? Intanto con un rinnovo con il reperimento delle risorse necessarie per proseguire un'ulteriore tranche di formazione. E poi credo che una parte potrà avere una risposta attorno al nucleo che si sta formando, che si chiama ufficio del processo, che si sta sviluppando sulla base anche della normativa che è stata via via varata dal Parlamento. Ultima cosa, questo per quello che riguarda la logistica, diremmo, e la formazione del personale. Avete in mente anche alcune delle riforme sui codici? Sui codici non abbiamo nessun tipo di riforma di carattere organico, ci sono delle indicazioni su punti specifici, alcuni interventi per quanto riguarda la procedura civile, c'è una delega che è stata incardinata alla Camera e poi ci sono delle ipotesi, ci sono degli interventi sul processo penale che sono contenuti nella legge su questo tema. Un'ambizione di rifare i codici, diciamo, non è nell'orizzonte temporale nostro, anche se naturalmente potremmo lavorare per costruire le condizioni perché una riflessione su questo si sviluppi. Grazie Ministro. Ministro, scusi, la Corte d'Appello dell'Aquila è a rischio? Non è nessuna Corte d'Appello in questo momento, Enrico. Beh, è il segno di tempi che sono troppo lunghi, di finanziamenti che vanno a singhiozzo. Adesso capiremo se la legge di stabilità sarà l'occasione per dare sufficienti risorse, avviare i cantieri, però è la sovrapposizione di una storia che si è determinata dopo il terremoto, da un lato di idee di non intervento sul centro storico e quindi si scontano tutti i ritardi. Nella bozza della legge per il momento non c'è un euro per l'Aquila. Credo che questo sia uno dei temi che bisognerà rapidamente affrontare, anche perché potrebbe anche essere una grande occasione di lavoro, oltre che una necessità di rilancio di questa città. E mi pare che in realtà tutto il segno della legge di stabilità sia quello che molti annunci, ma pochissimi investimenti e quindi pochissime creazioni di lavoro, che sono in realtà la vera urgenza del Paese. Chi siete e perché state protestando qui questa mattina? Noi stiamo dando una presenza, non è essenzialmente una protesta. Siamo qui in occasione di questo convegno, in occasione della presenza del Ministro Orlando, e ci è sembrato giusto esserci in quanto tirocinanti della giustizia da 4 anni negli uffici giudiziari. Siamo in questo un momento particolarmente d'attesa, in quanto abbiamo un decreto firmato in data 8 maggio dal Ministro, siamo in attesa di rientrare negli uffici giudiziari per completare il nostro percorso di perfezionamento del tirocinio. E di che tirocinio si tratta in particolare? È un tirocinio, quello attuale è un tirocinio ministeriale. Abbiamo a monte una formazione fatta da percorsi formativi attivati da enti quali regioni, province, e successivamente poi sono stati demandati al Ministero della Giustizia e dal 2013 svolgiamo attività formativa per il Ministero della Giustizia. Quindi siete dei precari anche voi? Siamo assolutissimamente dei precari e siamo in attesa di un'evoluzione, speriamo felice e positiva, anche perché, ripeto, siamo da 4 anni negli uffici e gli uffici giudiziari soffrono di una gravissima carenza di personale. Noi siamo stati... Esattamente, noi siamo stati inseriti per dare comunque manforte e un prezioso supporto che pensiamo di aver dato al meglio, e contiamo appunto nelle istituzioni e nel Ministro Orlando affinché si attivi il possibile per farci rientrare.